fare una piccola precisazione. Vi ho detto prima, perché comunque questo è fondamentale, perché tutto ruota intorno, vi ripeto, a quello che io chiamo vestito giuridico della startup. Il problema può essere risolto o quantomeno fronteggiato in un'ottica, diciamo, di contrattazione fra chi ha bisogno di raccogliere del capitale e l'investitore che vuole, a fronte ovviamente come corrispettivo del capitale per finanziare la società, avere un peso in società. Allora, la SRL con il decreto, l'ultimo decreto sviluppo passera bis, ha dato delle aperture maggiori. La SPA invece già all'epoca del 2003, quindi della riforma, dava già, diciamo, la possibilità di gestire questo problema attraverso quelle che sono categorie specializzazioni. Mi spiego. La SPA, prima, fino al 2003, SPA era la società di capitali disciplinata dal codice civile e presa, diciamo, come punto di riferimento, come parametro normativo per le società di capitali. La SRL non esisteva, era considerata come tipo la sorellina un po' cretina delle società di capitali, era tutta normativa di rinvio, in sostanza, non aveva una sua autonomia. Adesso è cambiata la situazione, quindi di fronte eventualmente a un investitore che vuole aumentare, vuole diciamo arricchire il capitale sociale, quindi entrare e diventare socio di una SPA, in fase genetica un professionista potrebbe consigliare ai soci attuali di creare categorie specializzazioni, quindi di lanciare un aumento di capitale, si chiama oneroso, cioè io aumento il capitale sociale da 120 a 200 perché ho bisogno di 80.000 euro. In questo caso i soci presenti sono garantiti dal nostro codice dell'ordinamento, perché si dice: voi soci avete tre fette della torta perché siete in tre, avete deciso di mettere 33, 33, 33 tutti per arrivare a 100, se noi decidiamo di fare un aumento di capitale sociale perché abbiamo bisogno di denaro, prima, dice il codice civile, voi soci dovete avere il tempo, che in genere sono 40 giorni, per decidere di esercitare la cosiddetta opzione, cioè scegliere di prendere voi le azioni di nuova emissione. Però giustamente, come dicevamo prima, nella situazione della startup che ha bisogno di finanziamenti, soprattutto nei primi anni, a fronte del fatto che non può distribuire utili per un tot di tempo dalla fase genetica, la cosa da consigliare in questo caso è già in fase genetica, cioè quando si elabora lo statuto, creare o delle categorie di azioni, per esempio, disciplinate diversamente rispetto al diritto di voto, perché nelle SPA è possibile, eventualmente si remunera l'azione, però non si dà il diritto di voto nell'assemblea. Ecco che questo potrebbe essere un compromesso, perché l'azione comunque maturerà dei dividendi strada facendo, però se proprio i soci iniziali della startup non hanno la possibilità di avere denaro e quindi devono chiederlo all'esterno e devono fare entrare un terzo in società, si può eventualmente giocare in questo modo, fermo restando che spesso le clausole di cui si parlava, cosiddette di antidiluizione, sono nell'area dei patti parasociali, nel senso che sono degli accordi che vengono presi fra i soci al di fuori e non compaiono in genere nell'atto costitutivo e nei patti, diciamo, sociali dello statuto, scusate, della SPA. Adesso passerà bis ha dato possibilità diverse anche alla SRL, vi dicevo prima, perché la SRL invece a monte poteva deliberare l'ingresso di terzi, perché la SRL adesso è qualcosa di un pochino più domestico, cioè si guarda più alle persone che ne fanno parte, è un contratto sociale che riguarda proprio gli individui a base molto ristretta. Ed è per quello che l'opzione di cui parlavamo prima in un'azione, l'azione è un titolo di credito, è difficile da capire, è qualcosa di spersonalizzato, cioè io che divento socio di una SPA, sinceramente mi disinteresso in un certo senso della gestione, perché la gestione è fatta dall'amministrazione, io ho delle azioni in mano che voglio che mi diano dei frutti, ma non me ne può fregare niente delle vicende gestorie della società, se non nella misura in cui si rinfrangono ovviamente nella remunerazione della mia azione. Nella SRL non è così, ed è per quello che bisogna proprio improntare lo statuto in fase genetica e dire: ok, voglio che entrino dei terzi in società.
In questo caso, grazie, diciamo, a una delle innovazioni del decreto, anche una società che ha un capitale sociale minimo di 10.000, che 9 volte su 10 è scelta la SRL adesso per dar forma ad una startup e non una SPA, perché la SPA ha bisogno di un capitale iniziale di 120.000 euro. La SRL, diciamo, prima delle innovazioni più o meno condivisibili, 10.000. Per cui in questo caso adesso anche una SRL può in un certo senso creare delle quote simili a quelle delle SPA,